Grazie Presidente. Dunque, quando dobbiamo esprimere parere su temi così delicati è sempre molto difficile, quindi diciamo per il gruppo sarebbe meglio non arrivare eventualmente all'astensione. Io parto dicendo così, chiedo al consigliere Politi il ritiro della mozione e spiego meglio i motivi. Allora, scusate Figliomeni, ho detto scusate Figliomeni. E dunque vado brevemente ad elencare i motivi che mi spingono a chiedere il ritiro. Intanto ogni volta questa opposizione critica la nostra maggioranza per non portare atti in aula, per non lavorare a sufficienza, poi quando è il momento di fare delle richieste a questa maggioranza ci viene chiesto di impegnare la Regione A. Ed è sempre un po' paradossale la cosa, però visto che comunque la tematica c'è molto a cuore e per meglio approfondire comunque l'intenzione politica più in generale, vorrei specificare che al tema noi abbiamo dato attenzione, tant'è che anche rispetto alla 355, alla riforma sull'assistenza familiare, noi ci stiamo concentrando su una visione di più ampio respiro, dando anche attenzione a quello che riguarda la quotidianità dei malati oncologici. Purtroppo molto spesso sappiamo che la gestione e l'organizzazione sanitaria è abbastanza, anzi oltremodo carente dal punto di vista regionale. Quindi perché chiedo il ritiro della mozione? A nostro avviso è ragionevole il primo punto dove si chiede che venga rimborsato evidentemente una percentuale maggiore rispetto a quella attuale della spesa dedicata appunto alle parrucche e ai capelli, e può essere ragionevole in parte il punto 2 dove si chiede di impegnare maggiormente sempre sulla spesa sanitaria la Regione. Quindi io propongo al collega Figliomeni eventualmente di modificare il punto 2 chiedendo appunto una presa in carico del sistema sanitario regionale di questa spesa e di mantenere la proposta del punto 1 come una possibile proposta che può portare il Comune alla Regione Lazio. Nient'altro, perché sul punto 3 ci si chiede poi di controllare una filiera su cui il Comune non ha assolutamente competenza e non può garantire un controllo dall'inizio alla fine. Quindi ragionevole la richiesta di richiedere alla Regione l'impegno di fare di più su questo intento, mentre è mal strutturati i due punti successivi della richiesta. Tutto qui. Quindi o il ritiro e quindi una rivisitazione dell'atto, oppure il gruppo si astiene a questo atto.